5 giorni dall'inizio, che poi sono i giorni finali, sono cruciali, siamo già a 4.100 prenotati e questo è impressionante per noi, perché l'anno scorso eravamo coi tour in battello che erano gettonatissimi, facevano 1.000 prenotati e quest'anno non ci sono, siamo già a 1.100 prenotati in più rispetto all'anno scorso. Dunque ci aspettiamo un record assoluto, un boom. Ogni anno c'è una crescita esponenziale di questa manifestazione, la gente si picca realmente per prenotare, ci sono addirittura quelli che ci chiedono le raccomandazioni 2 mesi prima per avere un posto, cosa che noi non possiamo fare. Sono delle costruzioni degli edifici che sono disseminati sul territorio, ma stiamo parlando dei giardini Baltimora, stiamo parlando del Quarto Alto, stiamo parlando del Teatro Politeama, del Teatro Duse, tutti si cambia completamente il registro e si apre ad un'architettura che per quanto ci stia sotto gli occhi tutti i giorni è stata ancora inesplorata dal punto di vista della approccio sistematico che questo convegno ad esempio dà, quindi mettere tutte insieme queste opere e sottoporle all'attenzione e allo studio, all'approfondimento di un uditorio, già di per sé è una bella novità. Sì, anche quest'anno devo dire con grande soddisfazione abbiamo raggiunto dei numeri importanti già dai primi giorni, siamo oltre 4.000 presenze, quindi vuol dire che questa proposta che abbiamo condiviso col Comune di Genova interessa la città e anche se è un po' mediata dall'esperienza Rolli, quindi sull'architettura storica che sicuramente ha un pubblico più ampio, anche l'architettura del dopoguerra evidentemente interessa i genovesi ed interessa conoscere la storia degli edifici in cui si confrontano tutti i giorni nella vita quotidiana. Ogni anno è una sorpresa vedere che aumenta l'offerta di questa manifestazione e aumenta l'attaccamento, la curiosità per il tema trattato, che indubbiamente è un tema un po' di nicchia, ma comunque trova un riscontro, trova un seguito e trova entusiasmo anche dovendo trattare edifici che magari nel sentire comune o in un certo modo consolidato di raccontarli sono più che altro alle volte proprio delle bestie nere del panorama genovese, e invece almeno in questa occasione trovano l'occasione per presentarsi e essere presentate in un modo un po' diverso.